Fabio, sabato arriva la Roma 12, una delle ultime partite che mancano alla fine del campionato, una partita per voi particolarmente importante, no? Perché avete passato vari esami già da capolista, però serve ancora stringere i denti per un pochino. Sì, sicuramente sabato arriva una Roma 12 che non penso arriverà agguerritissima, però vorrà vendere sicuramente cara la pelle, anche perché comunque è una squadra abbastanza giovane che ha voglia di mettersi in mostra e ha voglia sicuramente di non venire a fare una scampagnata qua a Civitavecchia. Fabio, non si giocherà qui al Palasport, si giocherà alla Corsini La Rosa, potrebbe essere un pericolo per voi? Ma diciamo che nell'impianto della Corsini La Rosa siamo già abbastanza esperti del campo, i ragazzi ci si trovano anche abbastanza bene, probabilmente potrà essere un piccolo vantaggio per loro, perché comunque giocare in un impianto grosso così è abbastanza dispersivo, mentre alla Corsini La Rosa si avvicina un pochino di più a quello che è il loro impianto delle partite in casa. Però dalla nostra ci abbiamo magari un pubblico un pochino più vicino e che ci dà un po' più di sostegno. Prendere sotto gamba l'impegno, forse questo potrebbe essere, diciamo così, la cosa più rischiosa per voi, no? Ma guarda, adesso come adesso penso che la paura di non arrivare allo scontro della penultima giornata con la Fenice con l'attuale punteggio ci fa stare abbastanza con le orecchie dritte, quindi sicuramente i ragazzi non avranno un timore dal punto di vista tecnico, che quindi abbassano il livello, ma sarà soltanto una carica adrenalinica maggiore.